Amici 2021, l'eliminato della sesta puntata che abbiamo visto ieri sera 23 aprile è LDA. LDA finisce al ballottaggio con Nunzio, è stato il primo a finire al ballottaggio e immediatamente parla della sua crisi inconsapevolmente, molto sinceramente lo dice, non sapendo che comunque nel daytime non è andata mai in onda. Ed è così che Maria De Filippi poi esorge il figlio di Gigi Alessio a parlarne. Luca D'Alessio ammette di aver vissuto un momento in cui si sentiva di non credere più in se stesso, lasciando intendere di non sentirsi più al massimo della sua forma artistica e fisica nella scuola di amici. È come se il leone tutto a un tratto si sentisse in gabbia, e così i fan del 19enne, record di stream su Spotify Italia, si mobilitano a supportare il loro beniamino. Lui infatti commenta quello che gli è accaduto in questi ultimi giorni in casetta. Sono stato male, non credevo più in me, non ero più in me, ero qui solo per i miei affetti, per i miei genitori, mi manca la mia città, poi ironizza una bella pizza napoletana. È un periodo difficile per Luca, anche dopo la puntata, dopo l'eliminazione, Luca ammette di sentirsi spento e infatti dà un consiglio a chi verrà dopo e a chi è ancora nella scuola dei nemici di non pensare mai a quello che c'è fuori, a quello che la gente potrebbe pensare fuori, perché è quello che l'ha spento in questo periodo. Però poi ammette di riprendersi, di voler essere più forte di prima. Dopo l'eliminazione di LDA c'è molta bufera sui social perché in tantissimi, cioè nessuno, sapeva della crisi di Luca perché la produzione non l'ha mai mandata in onda. Infatti un utente scrive: cara conduttrice, il pubblico non lo sa della crisi di Luca perché nel daytime vediamo sempre i soliti. State ma trattando malissimo Luca, aspettiamo l'inedito Bandana per far vincere un altro disco d'oro a LDA. Dimmi tu che cosa ne pensi, lasciami un like se ti va e iscriviti al mio canale.